Ciao, io sono Roberto, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi propongo Se stasera sono qui, il brano famosissimo di Luigi Tenco. Io per tirarlo giù ho usato la versione che trovate su YouTube di Mina, quella di un'esibizione dal vivo ancora in bianco e nero alla Rai, bellissima, e quella è in Fa maggiore, quindi serve il capotasto in prima posizione, invece io la faccio in Mi. Niente, questo è un mio arrangiamento, spero che vi piaccia, non è difficile, lo potete imparare, sicuramente vi divertirete, lo inserirete nel vostro repertorio e lo suonerete anche meglio di me sicuramente. Ciao, buon ascolto e ci vediamo nel tutorial. Eccoci qua, prima di cominciare il tutorial vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Cominciamo. Se stasera sono qui, io la faccio in Mi maggiore. La versione che ho in mente io, quella di Mina, che la trovate su YouTube nella versione dal vivo alla Rai, in bianco e nero, è in Fa maggiore, quindi in pratica suono la stessa ma col capotasto fisso qua, in prima posizione. Allora, inizia così, arpeggio, triade di Mi maggiore, due volte ogni nota, Mi, Sol, Sol, Si. Ok, quindi il Mi, secondo tasto, quarta corda, il Sol diesis, primo tasto, terza corda, e il Si a vuoto. Ok, finisce questa melodia, Se stasera sono qui, Mi maggiore, suono il basso di Mi, e le prime tre corde, quindi la melodia finisce sul cantino. E poi dobbiamo riempire, quindi fate una frase che volete voi, io faccio questa, che in pratica parto dal quarto tasto col terzo dito e col primo dito sul secondo tasto della terza corda, mentre sotto avevo il basso di Mi. Faccio questo, avanti di un tasto un'altra volta, quindi 1, 2, 3, 4, e torno indietro, non ribatto più questo perché l'avevo suonato già due volte, quindi torno indietro di un tasto, suono vado indietro, faccio questo, Sol, quinto tasto e terzo, e indietro ancora, quarto tasto, secondo. E però vado a concludere questa volta sul Mi maggiore, quindi secondo tasto quarta corda e primo tasto terza corda. Quindi ok, fate caso che ogni tanto metto il basso di accompagnamento, eh. Poi l'ho fatto due volte.
Quindi stasera sono qui, basso, basso. Ma attorno al mio ho fatto un altro basso insieme al mio. Pa, pa, pa. Qua metto un altro basso, qua la frase è mi fa diesis, sol diesis, fa diesis, mi, prima corda, 0, 2, 4, 2, 0. Col basso di mi che va sul quarto tasto e poi ne rimetto un altro dopo che ho suonato il fa diesis, in mezzo tra il fa diesis e il mi a vuoto, quindi l'ho fatta leggermente diversa adesso la frase, quindi capite bene che in effetti sia importante farle uguale, ma anche qualche piccola variante ci sta, perché anche se la sto cantando qualche variante ogni tanto ci sta comunque. Adesso non l'ho fatto apposta, ho fatto una variante e mi sembrava che andasse bene comunque. Vabbè, comunque quello che avevo scritto era 02420, quindi andiamo avanti, eh. Abbiamo due da mi mi la, la delta, la settima di dominante. Cos'è quindi la maggiore? Sono queste tre: la vuoto, la secondo tasto e il do diesis qua sul secondo tasto della seconda corda. E va a scendere la, fa la major 7, la settima maggiore della, e poi va a diventare la settima di dominante. E poi c'è la frase la. Che la frase questa volta è 0, 2, 3, 2, 0, quindi non c'è il sol diesis ma c'è il sol. Infatti l'accordo è di la settima di dominante o con una variante con un la minore. Infatti qua trovate l'asterisco e trovate una frase simile ma con la variante del la minore, anziché passare dalla delta alla settima di dominante passo dalla maggiore alla minore. E sta bene. Lo faccio come variante anche per ricordarmi se sono sulla parte, se sono sulla prima strofa o sulla seconda strofa, perché hanno le uscite diverse la prima e la seconda strofa, però dobbiamo ancora arrivarci alle uscite. Le uscite le trovate indicate di solito come casella 1, casella 2, eh? Si intendono queste, almeno intendo queste. Ripetiamo e andiamo avanti, siamo arrivati qua. Ecco, abbiamo sol diesis minore e do diesis minore. Va bene, vediamo queste. Sol diesis minore è molto semplice, abbiamo il barré al quarto tasto e suoneremo con la mano destra la sesta corda, la seconda, la sesta corda, scusate, la terza, la seconda e sulla prima corda metto di qua il si con il quarto dito, quindi il si al settimo tasto della prima corda. Questa nota dura un quarto e mezzo, ok? One, two, ta-da. One, two, and ya. One, two, na-na-na-na-na. Queste altre due note sono il sol diesis, che la prendo sempre col barré al quarto tasto della prima corda. Il fa diesis, che lo devo prendere al secondo tasto della settima... al settimo tasto della seconda corda col quarto dito. E dopodiché vado a suonare il do diesis minore. Do diesis minore, devo aggiungere al barré, devo aggiungere il secondo dito al quinto tasto della seconda corda, la nota mi, che è la terza minore di do diesis. Ok. Pa-da-da. Questa volta la frase ritmicamente si gira, mentre la prima frase è ottavo, beh, che è legato, non lo sentite, comunque se non fosse legato sarebbe na, te, ta, 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 ta.
Sarebbe. Na, 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 na. Beh, è questa, ok. Quindi ottavo, due sedicesimi e poi due sedicesimi e ottavo, soltanto che il primo ottavo è legato al quarto di quando suono il primo accordo, quindi magari si fa fatica a sentire. Comunque il brano fino qua è tanto famoso e riuscite comunque a farlo ad orecchio. Ebbene, quindi questo, Sol diesis minore. Allora, passo un attimo sulla. Anche se non l'ho scritto, poi mi devo ricordare di scriverlo. Passo un attimo sulla sua quarta al basso, quindi il movimento per quarte dei bassi. Ok, quindi ho il do diesis. Siccome devo rimanere sul do diesis, quindi per un attimo passo sul sol diesis, quarto tasto, sesta corda, e ritorno sul do diesis. E faccio un'altra frase che è molto simile ancora, sempre lei. Mi fa diesis, sol diesis, fa diesis, mi 5, 7 della seconda corda, col secondo e quarto dito, primo dito, quarto tasto, prima corda che è il sol diesis, e torno indietro. Ok, a salire e a scendere, senza ribattere la prima nota, senza ribattere la prima nota. Quindi, e andiamo a concludere casella 1 per poi tornare indietro. Un fa diesis minore, no, un fa diesis sus 4, che è appunto il tema, la quarta del fa diesis, la quarta del fa diesis, e conclude su questo, un si tredicesima, che se lo suonate in questa posizione c'è anche la nona, anche se non l'ho scritto. Quindi qua suono sempre la tonica, che in questo caso è la quinta corda, qua secondo tasto è un si, e le prime tre corde. Le prime tre corde sono la do diesis e sol diesis. Il sol diesis è la melodia, il cantato, ok? Ed è la tredicesima del si. E poi se suoniamo in questa posizione il do diesis è anche la nona. Altrimenti potete prendere il si tredicesima qui, non fate sentire la nona. Volete, cioè, ho finito così. Ok, fate perché qua poi si può fare un glissato a scendere, che è carino. Altrimenti se lo fate qui niente. Ora qua è bello anche far sentire la nona. E quindi niente, siamo arrivati qua e si torna da capo. Quindi si fa lo stop. Ah, se stasera sono qui. Ecco qua le frasi, appunto. Adesso ho risposto in alto. Anche se non l'ho scritto nei miei appunti, però vi ripeto, fate la frase che volete. Sulla pentatonica minore, diesis minore, quello che volete. Allora, dopodiché, dopo questa frase qua, abbiamo detto che ripete, mi sono fermato, scusate, ripete, vado avanti. Quindi questa è la seconda strofa. Qua faccio una variante per ricordarmi che è la seconda strofa. Prima. Ecco, adesso anziché fare questo e questo, oppure questo e questo, facciamo questo, quindi che è un fa diesis minore undicesima, perché faccio sentire sia la terza minore del fa diesis che il si. Quindi non lo chiamo sicuramente quarta, ma lo posso chiamare undicesima. Quindi faccio secondo dito, fa diesis, sesta corda, secondo tasto. Terzo dito, quarta corda, secondo tasto, il mi.
quarto dito, terza corda, secondo tasto è la, e il si è vuoto, e il si lo suono 3 volte. Sì, una era questa, sì. Poi c'è l'accordo di 6 settima di dominante, che suono fino alla seconda corda, e l'accordo anche lo dovreste già conoscere, comunque il si al secondo tasto della quinta corda, il re diesis al primo tasto della quarta corda, il la al secondo tasto della terza corda, fino alla seconda corda vuoto. Ok, quindi ho fatto sì, con questa volta si rimane in comune ma cambio l'accordo, sì. Mi vuoto fa diesis e concludo sul mi maggiore, la la 7 non lo dobbiamo spiegare, la 7 mi maggiore, fa diesis minore, che faccio semplicemente con un barré e basta, perché di qua premo la sesta corda e le prime tre. Dopo il fa diesis minore suono sol diminuito, sol diesis diminuito, ma siccome ne suono soltanto, sempre come ho detto adesso, sesta corda e prime tre, le suono così, metto soltanto il mignolo qua su, quindi ho suonato così. Diminuito, sol diesis, ok? Quindi. Mettiamo un mi cantino a vuoto prima di fare la frase per me venire qui. Ok, l'accordo è di la maggiore, quello della posizione di mi portata avanti, lo sapete. Na, 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 na. Il tema insiste sul La del quinto tasto della prima corda. Ancora La e poi arpeggio di La. Arpeggio di La della stessa posizione fissa. Terza corda, seconda corda, prima corda. La terza corda la inizio a suonare col basso di La. Mi settima di dominante. Ok, il tema è qui. Allora, abbiamo suonato il Mi settima di dominante qui, questo qua lo conoscete, Re settima, ok, portato avanti un tasto di 2 tasti. Ecco, da questo Mi settima, il tema. Mi fa diesis, sol, fa, mi fa, sol. Non so neanche se l'ho scritto giusto, lo faccio leggere. Sì, devo correggere, l'avevo scritto male. Quindi il tema è così, ce l'ho un pochino nell'orecchio. E cosa voglio dire? Niente, che avete il Mi settima di dominante fisso qua, e in pratica quando alzate il mignolo fate sentire il Mi a vuoto, poi abbassate l'indice e suona il Fa diesis, quindi come se faceste un barré. Con 4 Sol diesis, questo è il quarto Fa diesis, Sol diesis, poi abbiamo il Fa diesis, alzato il mignolo, qua col barré, il Mi a vuoto, quindi Sol diesis ancora 2 volte, un Mi a vuoto e torno alla mia posizione di là. Ripeto la stessa cosa per adesso. Quindi ho fatto il La maggiore, insisto sulla nota La, venire qui. Vi canticchiate le parole del tema per farvi venire in mente il ritmo. Arpeggio la triade di La maggiore partendo dalla terza. Anche se comunque il basso rimane di là, quindi è in posizione fondamentale là. E poi qua invece di andare al Mi settima di dominante come prima,
andiamo sul Sol diesis minore, quindi da qua ci spostiamo indietro di un tasto, andiamo al Sol diesis minore e suoniamo due volte la nota Sol diesis, na, 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 na. Poi abbiamo un Mi sulla seconda corda al quinto tasto, Fa diesis sulla seconda corda al settimo tasto e poi abbiamo Do diesis, quindi rimaniamo in pratica nella stessa posizione ma cambiamo il basso che dalla sesta passa alla quinta corda. Suono tre volte il Sol diesis, 1, 2, 3. Poi questo, anche se nel video mi sa che mi sono dimenticato, non l'ho suonato così, però sarebbe un Fa diesis settima di dominante, quindi almeno far sentire che è maggiore mettendo la sua terza qui al terzo tasto. Ok? Questo sì, l'ho scritto giusto e l'ho suonato male, però vabbè, dai. Quindi Fa diesis, secondo tasto, sesta corda, La diesis, terzo tasto, terza corda, il Do diesis viene premuto dal barré e il Sol diesis che è appunto la nostra nota del tema che farà Sol diesis, alzo il Mi, lo suona Fa diesis, alzo il barré e suona il Mi cantino vuoto. Dopodiché suono un Fa diesis minore, quindi un bel barré. Suono di qua sesta le prime tre, un Si settima di dominante e concludo con Mi maggiore. Si settima di dominante, ma la melodia vuole la tredicesima, cioè il Sol diesis di Si. Ok, na, e, na. Ripeto. Variante, c'è accompagnamento diverso se volete. Anche qua, se volete, rimanete sempre la maggiore, poi passate alla minore. È più conclusivo così, eh? Più bello alla fine. Rimango sul Do diesis e uso la casella 2 per chiudere. La casella 2 così come l'abbiamo spiegata prima. Na, 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 na. Faccio sempre Mi 7, cioè Mi la 7, Mi la 7 un paio di volte e concludo sul Mi. Ecco, questo accordo è molto bello per concludere secondo me, perché prende 3 ottave, quindi è bello. Abbiamo il Mi a vuoto, il Sol diesis, non l'ho scritto questo qua, quindi fatelo adesso da qua. Il Mi a vuoto, il Sol diesis all'undicesimo tasto della quinta corda, il Do diesis sempre all'undicesimo tasto perché prendo col barré, e anche il Fa diesis col barré del primo dito, 11, 11, 11, e poi abbiamo col secondo dito oppure secondo e terzo dito che sono tutti sia Mi. È bello, è un accordo che lo suoniamo come primo grado, accordo costruito sul primo grado della scala, quindi come fosse un Mi delta, ma non è un Mi delta, è un Mi perché c'è la terza maggiore, c'è il Do diesis, quindi è la sesta, e c'è il Fa diesis che è la nona, quindi è sempre sesta, nona o tredicesima nona. Ok, è bello per concludere. Suona bene. Quindi niente, vi ho detto che c'è l'asterisco per le due varianti qua, frasi che vi pare, gli appunti non sono precisissimi, adesso vedo se li sistemo un attimino prima di fare la foto e poi lasciarveli disponibili per essere scaricati dal link in descrizione. Bene, con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!